2. Dopo yin yang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yin yang, questo tipo di, perché l'effetto è questo, no? Deve essere quando la mano va su, va su, 1, intercetta in questa maniera. E poi non cominciate, non è la mano che va a prendere direttamente, ma anche qui deve essere sequenziata da fondo, da basso, cade la spallata, cade e quindi provoca la contorsione, la spalla, cade il gomito, cade il polso e la mano automaticamente va ad afferrare e si chiude con il cappio, la notte della tigre. Quindi, 1. E nel frattempo la combinata della cosa è questa, fa. Adesso si porta pure, potete tracciare questa maniera, pure fa. Quindi 1. Oppure 2. 1, 2. Quindi può essere 1, ad alto per la comprensione, 1, questo è totale, può essere questo, può essere il lavoro, può anche essere questo, il lavoro, può anche essere questo, e come può anche essere. Anche qui guardate, automaticamente, se colpisco dritto, ho solo l'effetto di questa legge, ma se faccio salire il braccio, l'effetto torsivo, ho automaticamente questo tipo di lavoro. Quindi 1 ad arti, 2, e quindi vado a fare una questa. Non ho bisogno di pensare dopo, paro, vado, giro, ma se fate un movimento avvolgente continuo è automatico. 1, 2, 3, 4. Posso cambiare tutto. E posso cambiare in questo senso. Oh. Ancora prima, 1, 2, poi ritorno. Questi sono alcuni delle possibili applicazioni quando il movimento è corretto. Sono innumerevoli le applicazioni che nascono da questo semplice movimento. Quindi adesso non dovete pensare all'applicazione, a una applicazione, ma quando nel generare un movimento del corpo fluido e continuo. Questo è uno dei movimenti generativi principali, 1, 2, 3, perché c'è l'effetto torsivo di tutto il corpo, partendo dalla piega, dalla caviglia, fino alla mano, al polso. Il motore centrale sono le anche e tutto lo sull'indice, e anche e la vita che lavorano nella stessa direzione, e la controrotazione del potere del collo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante sentire anche l'ultimo lavoro che porta giunto a questo tipo di movimento è questa leggera estensione e abbassamento verso l'alto. Ma non dovete piegare sulle ginocchia, quanto agire sul mentre le anche rimangono avanti, aprire le anche, torsione, chiudere le anche, aprire le anche, chiudere le anche, aprire e chiudere, aprire e chiudere in effetto torsivo, quindi 1, 2, 1, 2. Abbastanza chiaro il tipo di lavoro che dovete fare?